Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video e questa volta voglio presentare un prodotto della Bileda, che è questo qua, che non è tanto nuovo, però per me sì lo è. Si chiama Windowmatic, aspiracoce, in spagnolo aspirador de ventanas, e scopriamo insieme la sua funzione. Andiamo a vedere cosa ci porta questa scatola. Ok, apriamolo. È una scatolina piccola, quindi non è ingombrante. Oh, questo è il caricatore. Vediamo, vediamo. Oh. Bello però. Piccolino. Maneggevole. Non è pesante, quindi va benissimo. Per pulire proprio i vetri. Anche abbiamo qua il manuale. Adesso lo leggo e vi dico come si utilizza. Botta, botta, ok. Prima di tutto dobbiamo caricarlo per 3 a 5 ore, quindi è la prima cosa che noi dobbiamo fare. Lo carichiamo semplicemente così e lo attacchiamo. Nel frattempo io leggo le istruzioni. Una volta caricato, la sua carica è di 40 minuti, quindi abbiamo 40 minuti per pulire, per aspirare i vetri. Ho letto un po' l'istruzione e l'istruzione dicono che si deve pulire prima con un panno i vetri. Con questo apparecchio qua asciughiamo le gocce, perché è un aspiragocce. A volte quando siamo a tavola ci cade l'acqua o il succo, qualsiasi cosa, va bene, l'acqua, facciamo finta, vediamo, voglio fare l'esempio, così vediamo se questo davvero funziona. Come potete vedere c'è l'acqua, ho versato dell'acqua e adesso l'accendo e via. Wow, la prima passata proprio, guarda. Wow, niente acqua, meraviglioso, prodotto ottimo, è un buon prodotto, per quello che costa va bene. Andiamo a provare altre cose. Una cosa importante che voglio dire è, perché ho letto sul manuale delle istruzioni, che il panno, vabbè, io ho messo un po' di acqua e ho messo un detergente proprio per i vetri. Non utilizzare alcol, perché lo dice il manuale, né utilizzare sostanze schiumose, ok? Un'altra cosa che voglio parlare e dire è che quando io ho pulito il vetro, nella prima finestra ho notato che, vabbè, ho passato prima il panno e poi questo apparecchio qua,
l'ho passato, però mi rimanevano un po' delle righe. Però nella seconda finestra ho fatto un'altra cosa. Ho passato prima sempre nel panno umido, ho passato questo e poi dopo lo asciugava così, cioè ho passato così veloce e poi ancora lo asciugava le gocce di acqua. E così mi veniva proprio molto bene i vetri. Sono venuti proprio bene, bene. Lo possiamo utilizzare su superfici lisce come specchi, finestre e piastrelle. Non utilizzarlo sulle superfici ruvide, ok? Perché sennò non riesce a spirare bene e quindi l'acqua rimane. Come potete vedere, c'è ancora tanto spazio per continuare a aspirare. Quando già supero questa riga qua non va bene. Dobbiamo fare attenzione perché se aspiriamo più acqua, può raggiungere il livello di aspirazione. L'acqua sporca può raggiungere il livello di aspirazione, quindi l'apparecchio si rovina. Questo è diciamo, un beccuccio flessibile, abbastanza flessibile per pulire i vetri. Per estrarre il serbatoio, semplicemente si abbassa questa linguetta, questa cosa qua, e esce facilmente. Quindi qui si trova l'acqua sporca, veramente sporca, e si apre così. Eccoci. Quindi questo lo sbottiamo e lo possiamo lavare con acqua corrente e poi asciugarlo con un panno. Ok? E poi lo chiudiamo e poi lo montiamo perché così non perdiamo nessun pezzo. E basta. Semplice, semplice. Non è pesante per niente, molto leggero. Leggero, leggero. Questo qua è il pulsante di accensione. Eccoci. Non fa tanto rumore, non è rumoroso. Si spegne di qua. Un'altra cosa per togliere l'aspiratore, che è questo qua, basta pressionare qua e viene via. Vediamo. Oddio. No, per me è un po'. Oddio mio, no, è troppo. Per me è troppo duro, veramente. O magari perché mi devo abituare, però lo sento troppo difficile. Spero. No, meglio lo attacco e poi non lo tolgo più perché sennò poi faccio fatica. Facciamo più muscoli. Vediamo. Seconda prova. Ecco, vediamo sì, che sono io o il coso è così. Vediamo. No, davvero, no, non scherzo. Oh, o magari avrà. Eccoci. Ah, eccoci. Allora è più facile così per me. Ecco. Così. No. Ecco così. No, veramente, ragazzi. Allora è così duro. Allora consiglio, lasciatelo lì e basta. Veramente. No, veramente, cioè, veramente. Vediamo. Terzo tentativo. Vediamo. Oddio. Eh beh, un po' meglio. Un po' meglio, veramente. Eh sì. Basta, basta, se no poi. Ok, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Se volete vedere ancora dei prodotti nuovi, leggo i commenti e così decidiamo fare altri video. Ok? Vi aspetto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, baci e abbracci. Ciao.